Ho il vago sospetto che sia un po' troppo grosso da mettere in salotto. Già, troppo grosso. Hai realizzato il tuo albero genealogico, ma non sai come contenerlo nelle dimensioni? Ti piacerebbe inserirlo in un libro, una relazione testuale, ma proprio non ci sta fisicamente e a forza di rimpicciolirlo, le scritte diventano illeggibili? Ci sono molti modi per farlo, ad esempio dividendo in tavole i vari rami, oppure una volta usavano dei libretti di un tipo che poi alla fine vi mostrerò. Ma per farne uno che non sia troppo dispersivo, semplice da consultare, oltre che pratico per essere inserito in un volume di testo, ho quello che fa per te. Potrai crearlo direttamente in Word o in qualsiasi altro software di testo e in un semplice foglio di A4 potrete inserire fino a 8 o 9 generazioni. Capito bene? Fino a 8 o 9 generazioni. Incredibile! Vogliamo questa ce l'ha! Se trovate un sistema più contenitivo di questo, fatemelo sapere. Partendo dalla versione classica del mio albero, ho realizzato quest'altro che noterete non è graficamente affascinante come quelli che siete abituati a vedere, ma il suo scopo non è tanto quello di essere appeso nel salotto di casa, quanto piuttosto quello di contenere il maggior numero di informazioni e renderle più facilmente gestibili e identificabili. È lo stesso sistema che si usa in ambiente scientifico, ad esempio per classificare la tassonomia di animali e piante. Si tratta di un modello a discendenza verticale, utile soprattutto per quegli alberi genealogici per via patrilineare, cioè quelli che seguono il cognome. Tuttavia, usandolo al contrario, cioè partendo da noi stessi, può essere usato anche come modello tradizionale di albero genealogico. Dato che Word non ha tra gli elenchi numerati un'impostazione che mi soddisfaceva, l'ho creata io. A primo impatto vi sembrerà un elenco confuso e volendo potete anche migliorarlo inserendo delle linee, come in quest'altro caso. Ma ora ve lo illustro. Ho scelto una forma dove c'è l'alternanza lettere-numeri tra una generazione e l'altra per un motivo specifico, cioè per individuare matematicamente un individuo specifico all'interno del mio albero genealogico. Perché, ad esempio, se nel mio libro volessi parlare di Bartolomeo di Francesco di Bartolomeo nato nel 1647, perché, ad esempio, che ne so, magari ha costruito la casa in cui abito, o volessi parlare delle sue imprese militari o di qualche lavoro speciale che aveva fatto, visto che ci sono un sacco di omonimie nell'albero genealogico, invece di indicarlo come Bartolomeo di Francesco di quell'altro Bartolomeo del ramo di Quinzano e bla 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 bla, basterebbe dire Bartolomeo, nato nel 1647, e citare come codice identificativo 2A3J4. Il fatto di alternare numeri e lettere eviterà di confondervi e vi renderà immediatamente identificabile un errore, perché dato che ogni generazione o ha una lettera o ha un numero, è chiaro che se vi trovate appaiati due numeri o due lettere, avete saltato un passaggio, quindi è immediato all'occhio il fatto che c'è un errore di mezzo. Come vedete, in questa maniera, all'interno di un singolo foglio A4, senza dover restringere i margini o rimpicciolire la scrittura, si riescono a racchiudere oltre 50 individui e 9 generazioni. Purtroppo Word non permette di superare i 9 rimandi. Ma credo che anche per un modello di questo tipo, 9 generazioni contenute in un unico foglio di testo siano già anche troppe. Per cui per proseguire alle generazioni successive, anche qui è necessario fare delle tavole di rimando, ma comunque vedrete che ne occorrono molte meno che non nei tradizionali alberi genealogici. Siccome Word nelle diverse versioni può avere delle impostazioni diverse, invece di mostrarvi come fare per realizzare uno schema di questo tipo, vi cedo direttamente il mio. Perciò nel link in descrizione potete aprire il blog su cui ho caricato il file e scaricarlo come modello modificabile per le vostre esigenze. E vedrete che in questo caso le dimensioni contano e come. All'inizio vi ho raccontato di un modello che usavano una volta per contenere le dimensioni degli alberi genealogici. In sostanza si tratta di piccole tavole ad albero di sole tre generazioni, le quali rimandano ad una tavola successiva. Io ne ho realizzato uno che è utile anche solo come raccolta di appunti, facendo
facile e veloce da usare. Potete acquistare questo opuscolo sul mio Amazon al link che vi compare anche in descrizione. E dato che contiene 60 tavole, ne avete di appunti da inserire. È anche un buon regalo da fare ai vostri bambini per avvicinarli alla storia della vostra famiglia. La prossima volta invece vi racconterò del metodo che uso per fare una ricerca sulla storia dei cognomi. È un metodo che mi sono dovuto creare per realizzare quel primo volume sulla ricerca dell'origine dei cognomi bresciani e mi piacerebbe molto condividerlo con altri che potrebbero replicare lo stesso metodo anche per il loro territorio. Se invece volete sapere come si fa una ricerca genealogica, beh, non vi resta che guardare il video che avevo già prodotto un paio di anni fa e iscrivervi al canale così che rimanete sempre aggiornati. Ci vediamo alla prossima!